organizziamo il più bel pigiama party con i nostri amici per 24 ore! Red! Sì? Ma che pigiama hai messo? Vabbè, Aria non aveva un pigiama per il pigiama party, quindi la prima cosa che ho trovato l'ho messa. È veramente brutto? Ma che vuol dire? Ti ricordo che io sono l'artista! Wow, sarà un pigiama party meraviglioso! Che bello, staremo tutti quanti insieme! Ci sono tantissime cose da mangiare! Va bene, siamo pronti, Red? Ragazzi, noi vi presentiamo la super macchina dei popcorn! Buoni! Si era capito che Anthony non vedeva l'ora di mangiare! Sto morendo di fame! E allora è il momento di iniziare! Red, accendi la macchina! Sì, Blu, non vedo l'ora! Un sacco di popcorn! Oh, si sta riscaldando! Ma, Blu, quanto ci vorrà? Non lo so, il tempo necessario per riscaldarsi! Un attimo, piano, piano, Blu! Tranquillo, Red, ho tutto sotto controllo! Uffa, ragazzi, ma non ci state mettendo un po' troppo? Blu, sei sicuro che sia tutto sotto controllo? Fammi vedere. Forse non si ferma più. Non so come fare. Red, qualcosa sta andando storto. Bello, invece. Tanti popcorn. La macchina non si spegne più. Aspetta, Blu, stacco la spina. Mi sa che Red e Blu hanno bisogno d'aiuto. Devo andare a prendere tutti i popcorn con la mia padella. Sì, se vi state chiedendo perché ho portato la padella è perché immaginavo accadesse qualcosa. Vado. Oh oh. Blu, ho staccato la spina. Perché continua? Oh, non lo so, Red. Ragazzi, stiamo arrivando. Ci date una mano d'aiuto. Fermi, ragazzi, fermi. Sì, spostati, Blu. Ci penso io. Ora che facciamo con tutti questi popcorn che stanno uscendo dalla macchina? Sono tutti per terra! Ne ho salvati così pochi! Non lo fate più, ragazzi! Così non sarà un bel pigiama party! Scusa, Aria! È colpa sua! Ce la siamo vista brutta! Pensa che bel pigiama party sarebbe stato! Avremmo passato tutta la notte a pulire se io non avessi salvato la situazione! Lo sapete che io ho organizzato tanti pigiama party? Questa cosa non mi è mai capitata, comunque. Vabbè, sono buoni lo stesso. Anthony, la finisci? Ti stai ingozzando così? Oh, io mi sto annoiando. Ho un'idea? Che ne dite di organizzare delle sfide? Red e Blu, Anthony, ho un'idea! Ci divideremo maschi contro femmine! Chi vincerà la sfida si aggiudicherà i cuscini per dormire comodi questa notte! Sì! Che cosa? Beh, certo! Dovete lasciarci dormire con i cuscini, visto che siete dei gentiluomini e noi siamo delle ragazze! Bella idea! E già che ci siete, potreste già andare a dormire in soffitta! Ragazze, posso dirvi una cosa? Sono felice di avere delle amiche come voi, Batti 5! Yes! Ah, sì? Ragazzi! Riunione! Oh, ragazzi, dobbiamo aggiudicarci quei cuscini! Guarda le ragazze come se la ridono! Ehi, ragazzi, tranquilli! Ho una bella idea! La challenge la decidiamo noi! Aiutateci a conquistare i nostri cuscini! Iscrivetevi al canale! Quindi oggi ho fatto delle mie Dopo un'attenta analisi abbiamo capito come aggiudicarsi i cuscini. La sfida la lancerò io. Vince chi riesce a non ridere. Inizio io. Vai, Anthony, sei tutti noi. Sapete cosa fa un pomodoro la mattina? Salsa. Che ho detto? Ma in che senso? Salsa! Sì, ho capito salsa, però non ho capito comunque la battuta, non fa ridere. Non ha senso. No. Uffi! Amici, credo che questa battuta le ragazze non l'hanno proprio capita. Tocca a me!
Una papera si è persa. Il giorno dopo l'hanno ritrovata e le hanno chiesto: dov'eri? E la papera? Qua? Oh no! Stanno ridendo! Wow! Un punto alla squadra delle femmine! Perché il mare è salato? Perché ci sono le acciughe. Carina, ma la sapevamo già. Oh, non è giusto! Non si spiega se non c'è il vento. Un indizio? Pensate al mare. La vela! Ragazzi, abbiamo perso! Questa volta sono sicuro che vinciamo noi. Qual è il colmo per un popcorn? Fare pop! Dovrebbe farci ridere. Io voglio tanto bene a Red. Però Red questa battuta non fa ridere completamente. Era pessima. Ma questa era simpaticissima. Era la battuta più bella del mondo. Ah, dai, ti prego. Così non va bene. Abbiamo perso. Che cosa faccio io quando sono felice? Mangio, ho mangiato i popcorn, oppure canto e guardate un po', vi canto una canzone. La tua vita sarà No, Aria, questa è una sorpresa per i nostri amici. È la nostra primissima canzone che potete ascoltare quando raggiungeremo i 50.000 iscritti. Avete ragione, quindi iscrivetevi al canale. Oh, Aria, però io mi sto un po' annoiando. Oh, sì, Aria, è vero, anch'io in effetti. Non preoccupatevi, ragazze, mi è venuta un'idea. Ragazzi, che cosa state facendo? Senti, silenzio! Lo so che state mangiando! State combinando un macello! È tutto sporco, non vedete? Questo non è un pigiama party! Adesso sapete che cosa farete? Pulirete tutto! Che cosa? Uffi, doveva essere un bellissimo pigiama party! È stata tutta colpa vostra! E di questa macchina di popcorn! A me sembra che funzioni. Blu, non ti azzardare. E comunque non è colpa nostra. Esatto. Basta, spacciate voi, io vi metto queste cose qua. Ma no, me le faccio io. Che cos'è questo baccano? Pulite e non fiatate. È soltanto colpa vostra, quindi è giusto che voi puliate. È tutta colpa vostra. Lo sapevo che andava a finire così. Ciao, siamo Red, Aria e Blu. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale.